Ciao, sono Zane di Turbolab.it. In questo video voglio proporti la mia recensione del progetto CryptoPie, un interessante startup che sta lanciando un servizio di condivisione masternode che consente a tutti i piccoli investitori come me e come voi di partecipare collettivamente all'acquisto di un masternode e di goderne dei profitti generati. Seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Come sempre, prima di cominciare, ci tengo alla massima trasparenza. Questo video è stato sponsorizzato esplicitamente da CryptoPie, l'azienda della quale vi parlerò tra poco. D'altro canto, continuo a ricevere settimanalmente molteplici richieste di recensioni di pubblicare qualsiasi tipo di shitcoin che ci sia sul mercato e rifiuto la maggior parte di questi incarichi proprio perché non credo nella validità del progetto. Ho deciso invece di accettare la review sponsorizzata di CryptoPie perché ritengo che sia un progetto molto interessante con un team vincente alle spalle e che possa portare veramente benefici per tutti coloro che decidano di investirvi. D'altro canto, vi ricordo come sempre che io sono un tecnico e non un consulente finanziario e che l'investimento in criptovalute, come tutti i tipi di investimenti, è abbastanza speculativo e quindi piuttosto rischioso. Vi raccomando quindi di procedere all'investimento solo dopo aver valutato in prima persona tutto quello che sto dicendo e le risorse che vi sto fornendo e di non credere semplicemente a quello che vi sto dicendo. Questa è solo la mia personalissima opinione e non un consiglio per gli investimenti. Dunque, partiamo dalle origini. Che cos'è CryptoPie? CryptoPie nasce inizialmente come un gruppo Telegram di appassionati che si organizzavano per acquistare in maniera collettiva dei masternode. La naturale evoluzione delle cose ha voluto che, siccome il gruppo ha preso piede e hanno continuato a crescere, si siano trasformati in un'azienda. Hanno formalizzato quindi la loro passione trasformandosi in un'azienda. Si tratta di CryptoPie SL, ovvero sostanzialmente l'equivalente delle nostre SRL. A rimanere immutato però è la mission o l'obiettivo di questa azienda, ovvero organizzare le persone affinché possano aggregarsi e, versando ognuno una quota proporzionale di acquisto di un masternode, possono poi riceverne proporzionalmente le monete generate e quindi guadagnare investendo in masternode. Perché investire in masternode in modo collettivo e non in maniera individuale ottenendone uno direttamente? Principalmente ci sono due motivi. Primo motivo: acquistare un masternode costa un sacco di soldi. In questo momento in cui pubblico questo video, Dash, che è la moneta che ha lanciato appunto l'idea di questi nodi masternode appunto, richiede un investimento di circa 150.000 euro, quindi qualcosa di veramente al di là delle possibilità dei piccoli investitori. Invece, entrando in un masternode proporzionalmente, possiamo ad esempio metterci d'accordo in 150.000 e, versando semplicemente un euro a testa, possiamo acquisire il controllo di un masternode che genererà poi delle monete che ci spartiremo in modo proporzionale. Quindi diciamo che ognuno di noi abbia investito un euro, guadagneremo tutto un euro nella moneta che abbiamo scelto, mentre invece se io ho investito 2 euro e qualcun altro ne ha investito uno, ecco che io riceverò il doppio, perché appunto le rendite del masternode sono proporzionali a quanto abbiamo inizialmente investito. Questa era la prima ragione per la quale è interessante investire in masternode in maniera condivisa. La seconda ragione è di tipo puramente tecnico, ovvero configurare un masternode per poterlo avviare è un'impresa titanica, fatemi dire, ovvero richiede comunque delle importanti competenze in ambito Linux e soprattutto in ambito Linux server. Sono cose che sicuramente alcuni smanettoni riescono ad acquisire in casa, ma per la maggior parte di noi sono competenze maturate nel corso di molti anni di professione, quindi non è esattamente qualcosa che si possa apprendere dall'oggi al domani. Quindi, pur avendo magari 150.000 euro da investire sull'unghia, non disponiamo delle competenze tecniche per avviare il servizio dal punto di vista proprio del computeramento, quindi della configurazione del server Linux richiesto dal masternode. Ci sono poi altre complessità dovute al fatto, ad esempio, che i masternode richiedono che il servizio sia disponibile 24 ore su 24 e hanno semplicemente
una finestra di tolleranza molto bassa, si parla, se non sbaglio, di un'ora ogni 24 ore per Dash, e ce ne sono alcuni che hanno dei requisiti ancora più stringenti, quindi c'è anche la necessità di riuscire a mantenere il servizio sempre operativo. Affidandoci appunto a un gruppo come CryptoPie, invece, per questo servizio possiamo demandare completamente a loro tutta la gestione del servizio e tutte queste preoccupazioni. Al momento in cui scrivo, CryptoPie dichiara nel white paper di aver attivato oltre 100 masternode. In realtà, se andiamo sul sito ufficiale, noteremo che c'è un contatore in cima alla pagina che parla di 300 masternode attivati. Ho chiesto un chiarimento, immaginando che appunto fosse sempre una differenza semplicemente relativa al fatto che i due contatori erano sfasati, e mi è stato risposto che nemmeno quello sul sito è super aggiornato. Il numero, nel momento in cui parlo, nel momento in cui registro, è di 320 masternode attivi e registrati. Quindi i ragazzi di CryptoPie sanno sicuramente di che cosa stanno parlando, proprio perché hanno accumulato tantissima esperienza lanciando appunto 320 server di masternode di tecnologie differenti. Quindi non c'è dubbio, per quanto mi riguarda, che se fosse effettivamente verificato questo numero elevatissimo, l'esperienza c'è. D'altro canto, dobbiamo ricordare che non c'è modo di verificare oggettivamente se questo numero che mi è stato comunicato sia veramente la vera verità, come si suol dire, proprio perché non ci sono gli strumenti tecnici per fare questa verifica. Quindi si tratta un po' di concedere oppure non concedere fiducia, e quindi credere o non credere che questo numero corrisponda effettivamente alla verità. D'altro canto, da quello che ho avuto modo di conoscere dei ragazzi, ne parleremo fra poco nell'approfondimento sul team, mi sono sembrate un gruppo di persone abbastanza coese, sicuramente piuttosto capace, che sanno quello di cui si sta parlando. Quindi in questo momento non ho trovato nessun elemento che mi faccia dubitare della veridicità del numero che mi è stato comunicato. Quali sono i masternode che si possono attivare con CryptoPie? Sulla loro home page scorrono le icone dei principali masternode che hanno attivato. Quindi in particolare a me è caduto subito all'occhio Zcoin, che è un ottimo progetto per un privacy coin del quale conto di pubblicare un approfondimento nei prossimi mesi, quindi questo sicuramente è un'ottima valuta. Ce ne sono poi anche tantissime più o meno riconoscibili da chi sia nell'ambito criptovalutario, in particolare alcuni nomi come ad esempio Linda, Smartcash e altri progetti minori e piuttosto speculativi saranno noti soprattutto agli appassionati di altcoin e a tutti coloro che vadano appunto a scorrere oltre la prima top 100 di coin market cap. Il processo di selezione dei nuovi masternode da attivare avviene in modo completamente democratico, ovvero non è il team di CryptoPie che decide quale masternode da attivare e lo impone a tutti gli investitori, a tutti i clienti, ma semplicemente sul loro canale Telegram si discute, esattamente come era alle origini, di quale siano le tecnologie e i masternode più interessanti sui quali andare a investire. Quindi c'è una collaborazione anche dei clienti con l'azienda. Questo è un altro aspetto che mi è piaciuto moltissimo. Sul sito di CryptoPie si parla di mining 2.0. Che cosa significa? Beh, in sostanza quelli che fanno i ragazzi di CryptoPie, che intendono con mining 2.0, è appunto questo accentramento e questa collaborazione attorno ai masternode. Quindi sul loro canale Telegram si decidono in modo abbastanza democratico quali masternode attivare. A questo punto lo staff di CryptoPie raccoglie le adesioni da parte dei clienti, raccoglie le loro quote parti, ovvero le loro partecipazioni ai nuovi masternode, e quando sono state chiuse tutte le posizioni disponibili viene appunto avviato il nuovo masternode, che viene appunto messo a profitto, ovvero a generare nuove monete tramite appunto la regolare attività del masternode. I ragazzi di CryptoPie chiamano tutto questo mining 2.0, anche se in realtà si tratta di una dicitura decisamente marketing, ovvero non viene fatto effettivamente un mining nel senso di risolvere dei problemi matematici complessi, come nella procedura che ha reso celebre l'omonimo sistema che valida le transazioni all'interno della rete di Bitcoin. Infatti i masternode non fanno realmente mining, ma fanno proof of stake, in realtà proof of service, quindi semplicemente validano le transazioni mettendo come deposito cautazionale una quantità importante di monete.
Tutto questo è decisamente spiegato bene nel white paper, cosa che mi è piaciuta perché appunto mining 2.0 non sarebbe esattamente corretto in questo contesto, però all'interno del white paper è spiegato tutto in modo tecnicamente molto preciso. Un altro aspetto nel quale il team di CryptoPie aggiunge valore alla procedura è l'ottenimento delle monete. Infatti, ad esempio, se io voglio comprare il masternode per lo Zanecoin o il Turbocoin, diciamo così, ho bisogno di avere una quantità in quota pari parte di Zanecoin o Turbocoin che devo appunto inviare al CryptoPie perché poi venga investito nel masternode. Quindi è necessario svolgere il solito iter che noi che traffichiamo con le criptovalute tutti i giorni conosciamo bene, quindi bisogna ottenere Bitcoin generalmente tramite Coinbase oppure Ethereum, spostarli su un exchange che tratti lo Zanecoin o Turbocoin e poi fare lo scambio, quindi vendere i nostri Bitcoin per ottenere la moneta del masternode nel quale vogliamo andare a investire. Per noi appunto che traffichiamo in criptovalute questa è una procedura che ormai facciamo in modo automatico pressoché quotidianamente, però per chi si stia affacciando in questo momento nel mondo delle cripto rimane qualcosa di abbastanza oscuro. Bene, in questo contesto i ragazzi di CryptoPie si inseriscono fornendo tutto il supporto che può servire ai potenziali nuovi investitori per svolgere questa procedura, quindi un altro punto di assistenza. Il tutto avviene sempre tramite il canale Telegram, quindi oltre al team che fa parte dell'azienda vera e propria ci sono anche tutti gli altri investitori che partecipano e che ci possono dare dei consigli in caso di difficoltà. Nei meandri del loro sito ho trovato anche un PDF nel quale si parla di abbonamenti premium a pagamento. Si tratta sostanzialmente, da quello che ho capito, di pagare in anticipo un abbonamento premium della validità di un anno che dà diritto a degli sconti sulle commissioni e sulle tariffe applicate dall'azienda stessa, ovvero la parte che trattiene l'azienda come proprio guadagno su quello che generano i masternode. Ci sono 5 livelli diversi di sottoscrizione, si parte dal livello 0 che non costa niente e che non dà diritto a nessuno sconto, fino a salire progressivamente al livello 5 che costa addirittura un bitcoin all'anno ma ci dà la possibilità di ottenere uno sconto del 10% su tutte le transazioni, e quindi può sicuramente valerne la pena per chi decida di investire dei capitali veramente importanti. Tutto molto bello e tutto molto redditizio per noi potenziali investitori che decidiamo di acquistare delle quote dei masternode, ma c'è un punto di criticità, ovvero c'è il rischio che i gestori del masternode prendano tutte le monete che hanno raccolto e scappino con il bottino. Quindi prima di selezionare un servizio di masternode condivisi è sempre bene fare un background check molto approfondito per verificare la solidità dell'azienda e dei membri che ne fanno parte. In particolare io ho approfondito piuttosto bene le persone di CryptoPie, ho scoperto che innanzitutto si tratta di un'azienda realmente costituita al registro delle imprese spagnolo. Ho trovato due siti appunto che fanno delle sorte di visure camerali sulle aziende spagnole ed esiste veramente una CryptoPie SL. Sono, diciamo, incorporated, quindi sono di base all'isola della Gran Canaria, nell'arcipelago delle Canarie. È indicato anche un indirizzo esplicito nei registri delle imprese che ho trovato. Di primo acchito avevo ipotizzato che si trattasse solo di un domicilio fiscale senza uffici, ma in realtà mi è stato confermato che è un indirizzo presidiato, c'è veramente qualcuno presso quell'indirizzo. In realtà non si tratta di una sede operativa perché, come la maggior parte dei progetti, si tratta di un team distribuito su tutto il territorio italiano che lavora principalmente da remoto. Ovviamente affidarsi a una società con base alle Canarie può suonare un pochino sospetto, ma non dimentichiamo che per le startup e soprattutto per le startup che trattano in criptovalute è una prassi abbastanza diffusa spostare la propria sede, se non altro proprio domicilio fiscale, presso queste isolette, quindi non c'è niente di particolarmente sospetto. Ho proceduto quindi con un pochino di analisi dei vari profili delle persone che fanno parte del team. Sono partito dal cofondatore di CEO, quindi il numero uno di CryptoPie, che è tale Marco Cortegiano. Sul proprio profilo LinkedIn, che non è linkato direttamente ma che è facile da trovare, Cortegiano indica esplicitamente CryptoPie come impiego attuale. Questa è una cosa molto importante quando faccio il background check, perché appunto mi dimostra che, se non altro, la persona è realmente agganciata al progetto ed è committata, ovvero sta veramente focalizzando le proprie energie su quello specifico progetto, al tanto che ha addirittura l'attenzione di metterlo sul proprio profilo LinkedIn come impiego principale. Quindi molto
bene questo aspetto per quanto riguarda Cortegiano. Andando oltre sul profilo LinkedIn ci sono un altro paio di esperienze pregresse, fra le quali un'azienda italiana piuttosto grossa con la quale io personalmente ho avuto modo di lavorare in passato, quindi un'azienda italiana, un system integrator piuttosto importante che conosco indirettamente e del quale posso garantire personalmente l'affidabilità. Considerata l'importanza di questo background check per il CEO, ho fatto un passettino in più, ovvero ho contattato una persona che abbiamo come contatto in comune e ho chiesto se effettivamente conosce Cortegiano personalmente e ci ha avuto a che fare direttamente. Il mio contatto mi ha confermato che ci ha avuto a che fare lavorativamente in passato quando lavorava in un'altra realtà e si è trovata bene, quindi non ci sono dubbi per quanto mi riguarda che Cortegiano sia una persona innanzitutto realmente esistente e se non altro con una storicità professionale facilmente accertabile e riconosciuta. Dal punto di vista delle credenziali però credo che sia Gianluca Maglione la superstar di questo team. In particolare nel profilo LinkedIn di Maglione si presenta proprio come il CEO, quindi Chief Innovation Officer. Mi ha fatto un po' sorridere questo Innovation Officer invece che Information, però è semplicemente una cosa simpatica appunto per focalizzare l'attenzione che fa tantissima innovazione all'interno dell'azienda. Dicevo appunto è una superstar, in questo momento si indica esplicitamente come legato a CryptoPie SL in questo specifico ruolo e ha un curriculum di esperienze passate veramente lungo un braccio e molto importante. Ci sono dei nomi internazionali come ad esempio IBM, nel quale addirittura c'è stato 2 anni il nostro Maglione, ma ci sono anche periodi più brevi con colossi italiani della system integration come Filippetti Spa e Digi. Probabilmente alla maggior parte di voi questi nomi non diranno niente, però se cercate Filippetti Spa oppure Digi su Google vedrete che sono aziende e system integrator veramente molto importanti a livello italiano. Maglione appunto ha ricoperto dei ruoli tecnici all'interno di questi gruppi che per quanto mi riguarda è un segnale fortissimo di affidabilità sia dal punto di vista della professionalità sia dal punto di vista della capacità tecnica. Non sono riuscito a individuare chiaramente i profili LinkedIn delle altre persone coinvolte, ma ho parlato telefonicamente con Fabio Carburi che fa appunto l'account manager. Ci siamo confrontati per organizzare questa review, per quanto mi riguarda si è dimostrata una persona molto preparata, io ho fatto moltissime domande nel corso di questa review, mi ha sempre risposto in maniera molto puntuale, non è mai cercato di svicolare, quindi mi è sembrata una persona disponibile e sicuramente che conosce il progetto ed è capace nel proprio ruolo. L'ultima persona l'ho trovata quasi per caso, infatti non è indicata esplicitamente sul sito di CryptoPie, però spulciando un po' su LinkedIn mentre facevo tutte le mie verifiche che faccio sempre prima di accettare un nuovo incarico, ho trovato anche tale Francesco Luongo nel ruolo di advisor, quindi c'è un'altra persona che non è indicata esplicitamente sul sito che fa l'advisor per questo progetto. Non lo conosco personalmente, è la prima volta che lo incontro, però di fatto ho visto che ha un'ampissima rete di contatti all'interno di LinkedIn. Abbiamo detto che in questo momento il processo per accedere all'investimento in Masternode tramite CryptoPie è un pochino articolato, ovvero bisogna cambiare manualmente e fuori dalla piattaforma ottenere le monete che ci interessano del Masternode nel quale vogliamo investire e poi è necessario partecipare alla lista iniziale nella quale si raccolgono le quote di partecipazione, non si può entrare successivamente. I ragazzi stanno però già lavorando per ottimizzare tutto questo processo ed è a mio avviso un'ottima strategia che stanno mettendo in piedi. Che cosa stanno cercando di fare? Stanno introducendo di fatti quello che si chiamerà probabilmente PieCoin, mi è stato anticipato, ovvero un utility token propria della piattaforma. Che vantaggi dà il PieCoin? Dà il vantaggio che semplicemente ottenendo questo PieCoin potremmo investire in Masternode in qualsiasi momento, ovvero ogni volta che verrà attivato un nuovo Masternode l'azienda tratterrà alcune quote, le riserverà per se stessa e le immetterà sul mercato per essere acquistate tramite appunto questo utility token successivamente, quindi non dovremo più aspettare la prossima fase decisionale in cui verranno coperte le quote, in qualsiasi momento si potrà entrare e acquistare appunto queste quote disponibili tramite questo PieCoin. L'altro vantaggio dell'utility token, come già visto anche in altre recensioni, è il fatto che non sarà più necessario appunto procedere allo scambio perché immediatamente quando verrà attivato il servizio ci penserà
CryptoPie ad acquistare le valute e le monete necessarie per investire nel Masternode, e poi venderà le quote tramite appunto il Pi Coin. Quindi di fatto si verrà semplificato moltissimo il processo di investimento per i nuovi arrivati. Veniamo quindi alla roadmap. Dunque, da qui alla fine del 2018 i ragazzi saranno completamente focalizzati sull'attivare la piattaforma e il Pi Coin, che appunto permetterà di fare tutto quello che ci siamo appena detti. Durante il corso del 2019 verrà invece attivato un nuovo exchange interno alla piattaforma. La roadmap disponibile in questo momento si ferma qui, però dobbiamo dire che in realtà non c'è necessità di una roadmap infinita, perché il servizio di CryptoPie è abbastanza chiaro e abbastanza limitato come scope, come ambito. Quindi di fatto quello che sarà necessario fondamentalmente sarà implementare queste due novità principali e poi spingere fortissimo sul loro business per cercare di espandersi e accaparrarsi sempre più masternode e sempre più investitori. Diamo un'occhiata anche alle presenze social. Dunque, quelle più forte è sicuramente il gruppo Telegram, dal quale dicevamo in apertura che è partito tutto, nel quale in questo momento ci sono circa 650 partecipanti. Mi è piaciuto moltissimo il fatto che lo stesso Marco Cortegiano, quindi il CEO, il capo di tutta la baracca, è fra i più attivi direttamente nel canale Telegram e si fa veramente in quattro per rispondere alle persone con dubbi, sia in fase di prevendita, sia per rispondere a tutti quelli che fanno le solite domande: quando pagate, quanto costa, come si fa, come si inizia. Marco è semplicemente molto sul pezzo in questo. Ci sono anche gli altri ragazzi direttamente all'interno del gruppo che poi si occupano della parte un pochino più operativa. Quindi il fulcro è appunto questo canale Telegram, 650 partecipanti nel momento in cui registro il video. Le altre presenze social sono un pochino meno forti: su Facebook ci sono solo 270 persone e 189 follower su Twitter. L'altro punto di aggregazione è il canale Discord, ci sono circa 170 utenti. Diamo una rapida occhiata anche al white paper e al sito ufficiale. Il sito, partiamo da qui, è curato, si vede che non è una cosa buttata su alla meno peggio. L'unica cosa che mi sarebbe piaciuta è una presentazione un pochino più estesa della possibilità di sottoscrivere gli abbonamenti a pagamento, che sul sito è poco visibile. C'è anche un white paper che in realtà in un progetto come questo, che è finalizzato a vendere direttamente un servizio, non sarebbe immediatamente necessario, ma comunque i ragazzi l'hanno fatto e l'hanno fatto anche piuttosto bene. Viene descritto con dovizia di particolari come funzionano i masternode, perché siano meglio del mining tradizionale, quali siano i vantaggi di investire. Quindi non è un white paper estremamente specializzato, proprio perché non ci sono particolari innovazioni dal punto di vista delle cripto delle quali parlare. Tutta la discussione è incentrata appunto sul discorso Masternode. Cosa dire in conclusione? Questo progetto CryptoPie mi è piaciuto, del motivo per cui appunto ho accettato questo incarico di recensione. Soprattutto il team, come abbiamo visto, è piuttosto valido, il numero di masternode che hanno già attivato è elevatissimo, segnale di una buona esperienza, e certamente il fatto che abbiano già un business in corso, quindi non sono come tantissimi progetti che sono altamente fumosi o addirittura non hanno niente perché sono ancora nella fase di pre-ICO. Questi ragazzi stanno già facendo e stanno già spostando dei soldini. Come monetizzano? Semplicemente trattenendo una quota dei guadagni da parte dei masternode, oltre che dalle commissioni e dagli abbonamenti a pagamento, dei quali dicevamo fra un po'. Quindi il modello di business è molto chiaro e sono già in attivo anche con numerosi clienti che già li stanno pagando per il loro lavoro. Quindi dal mio punto di vista, quello di CryptoPie mi sembra un servizio interessante e una buona azienda per tutti coloro che vogliono appunto provare ad esporsi in ambito masternode. Vi raccomando soltanto, prima di fare questo tipo di investimento, di capire esattamente che cosa sono i masternode. Se ancora non l'avete fatto, seguite il link che trovate qua sotto nella descrizione. Ho pubblicato un altro video e un altro approfondimento nel quale parlo proprio espressamente della tecnologia masternode e di come funziona. Prima di investire vi raccomando di darci un'occhiata e di studiarvelo per bene. Da Zane di Turbolab.it è tutto. Come al solito, se il video ti è piaciuto, ti chiedo di cliccare sul pollicione mi piace. Ti ringrazio in anticipo se lo farai, perché per me è sempre molto importante. Per tutti i commenti, le domande, le osservazioni, tutto quello che volete condividere con me e con il resto della community, i commenti qua sotto sono a disposizione e io vi saluto e vi auguro buona giornata al prossimo video. Ciao!
colgono le adesioni di tutte le persone che sono interessate. Ah, vieni piccolo. Eccoci qua. Tutto sommato.